pure. Grazie mille, fratello. Ma ascolta, visto che si parla di gente che ha difetti di pronuncia, c'è uno tosto che sta cercando di rubarmi la scena da quando mi sono spostato a Gingingeggi oggi. Eh sì, caro Dingo, lui è più forte di te. Mi sa che lui è più rock di me. Allora ci colleghiamo con il vero rocker della storia. Lui è su Rock TV, veramente tosto. Si chiama Pino Biscotto. Se vuoi il vero rock and roll, vai da Pino Biscotto. Pino Biscotto, lui è veramente rock. Pino Biscotto. Pino Biscotto, il tempio del rock and roll è Pino Biscotto. Amici del Rocco, sono Pino Biscotto. Senti Pino, ma Santana è bravo come chitarrista. Ma tu stai bestemmiando! Chi cazzo lo conosce a sto Satrana? Chi cazzo è uno del circo? Il circo Satrana! Chi cazzo l'ha mai sentito a questo? Pino! Circo Satrana, che so fa? Domini gli elefanti! Io sono l'unico di Rocco che ne capisce un cazzo! No, io lo capisco! Ma tutto è con Nicola Gavino! Lui che glielo metto al c***o appena lo incontro! Perché lui ha insultato me, che sono lo re! E per prendere una battuta di citazione di uno famoso che conosco, perché a me mi conoscono tutti, non pensare, io quando vado nei luoghi di ritrovo della gente, sono stato un sabato satanico l'altra sera, volevano sgozzarmi perché c'ho un cazzo così grande che pensavano che era un capretto. Andiamo avanti, fammi una domanda, Jackie. Pino, ci canti un tuo grande successo? Non posso. Perché? È protetto dalla CIA. Ma paghiamo il borderotto. Allora se fai il borderotto io ti canto il pezzo di Pino Biscotto. Allora ti canto questa canzone famosissima che ho scritto su quattro. Ho fatto quattro versioni diverse, una più brutta dell'altra. Quale scegli? La 1, la 2, la 3 o la 4? Scelgo la 4, Pino. Per chi cazzo mi hai preso per me buongiorno? Ma vaffanculo, Jack! Fammi un'altra domanda, vai! Come? Senti Pino, ma i Pooh si sono separati. I Pooh? Ma chi cazzo li conosce i Pooh? Che musica di merda fanno i Pooh? I Pooh mi parla. Una volta, quando suonavano negli oratori erano forti, te lo dice Pino Biscotto. Si chiamavano... Quello era un gruppo giovanile. Poi si sono evoluti, hanno fatto... E sono diventati famosi, vedi che si sono andati avanti. Senti Pino... Dai, concludiamo che c'è un'uscita con una bella f***a da scopare, vai! Quello che ti volevo dire è appunto questo. Fai cinti in Rocco, si scopa. Minchia! Io che c'ho i capelli, vedi i capelli? I capelli li taglio a metà. A metà, vedi? Vedi che non mi arrivano al buco del c***o. Perché? Perché voglio guardarmelo, perché io faccio Rocco, ricordatelo. È uno che fa Rocco, scopa come un... come in trincea, proprio. Proprio butta giù f***a. E io guarda che di f*** l'ho buttato giù col fucile, ma l'ho buttato giù, fidati di me. Ti saluto, Jackie. Ciao Pino. Ecco. E adesso? Chiudi. Che cazzo devo fare? Senti, visto che non ci riesco da solo, Pino, mi guardi tu nel buco del c***o? Vedi, quando riuscirai a guardarti da solo il buco del c***o, tu sarai un vero Rocco. Mi ricordatelo, guarda come mi guardi il buco del c***o. Guarda, io riesco a vedermi il buco del c***o. Vedi che lo guardo. Guarda, ci scrivo sopra anche col pennarello. Pino Biscotto. Mi sono autografato il buco del c***o. Sono forte. Pino Biscotto. Se vuoi il vero rock and roll, vai da Pino Biscotto. Biscotto. Ma cos'è? È fondamentale riuscire a vedere il proprio ano. Perché ricordatevi che secondo lui, secondo il grande Pino Scotto, cioè un vero artista riesce a vedersi il buco. Esatto. Se no non sei un vero cantante. Non sei nessuno se tu non riesci a vederti il tuo proprio buco nel sedere. Non vale avvalersi di specchi, al limite anche ustori. Devi farlo con un piegamento del busto. Nicola Gavino riesce a vederselo. Ma... No, ma di merda. Lecca culo schifoso. Senti che disco di